Francesco era un giovane che aveva tantissimi sogni, come tutti noi, ma il suo era un sogno molto particolare. Lui voleva, prima di tutto, diventare un nobile. Quando lui è andato a Perugia, che era la prima guerra che lui andava, perché per diventare nobile doveva diventare un cavaliere e ritornare vincitore di una guerra. E quando Francesco va a Perugia, perde questa guerra. È stato in prigione per un anno. Durante questo un anno, lui ha avuto l'opportunità di riflettere tanto sulla sua vita. E è stato proprio quel momento, come noi possiamo trovare i momenti della nostra vita di deserto, di un ritiro spirituale, dove riusciamo a riflettere e a pensare che cosa stiamo facendo della nostra vita. E Francesco inizia a pensare e a vedere che il suo sogno più grande non era diventare nobile, ma era una cosa molto più grande. Quando Francesco rientra ad Assisi, rientra già cambiato. Quello che lui vedeva come amaro, ossia quella realtà che lui non piaceva di modo molto speciale, i leprosi, lui inizia a vedere il proprio Cristo in questa realtà, ossia quello che era amaro per lui è diventato in dolcezza. E il sogno di Francesco adesso è seguire le orme di Cristo. Il suo papà non capiva molto bene questa realtà e possiamo pure capire un po' la realtà del suo padre, essendo un mercante di stoffe e ricco, e vedere il suo figlio che inizia a dare tutte le sue cose ai poveri, papà di Francesco si arrabbia con lui e lo porta al comune d'Assisi. Ma arrivando lì, nel comune, il sindaco ha visto che la realtà di Francesco non è una realtà proprio della... una realtà che il comune doveva risolvere qualcosa, ma piuttosto era una realtà spirituale e lui doveva portare Francesco al vescovo. E è proprio qui che Francesco, entrando in questa realtà di stare davanti al vescovo e vedere che il suo sogno era il più grande, lui dice davanti al suo padre: «Papà, fino ad oggi ti ho chiamato di padre, ma da oggi in poi ho soltanto un padre, quello che sta in cielo». E lui inizia a evangelizzare, inizia a camminare in questa strada e non è che Francesco sapeva tutto che doveva fare, ma era un uomo aperto al sogno di Dio, il sogno più grande che Dio aveva per lui, di essere un vero figlio di Dio.